Sono sempre interessanti i vostri convegni. Io è già terzo anno che vengo e trovo sempre degli spunti sia professionali che anche di crescita molto importanti. Cambiare significa provare a ridurre i nostri consumi, a ridurre il consumo di risorse che la Terra non potrà continuare a darci. Ad esempio, io trovo folle che oggi nelle nostre progettazioni dobbiamo ipotizzare che gli edifici durino 25-30 anni, mentre a mio avviso gli edifici dovrebbero durare almeno 50 o 100 anni, perché consumare così tante risorse in così breve tempo non ci consentirà di stare molto sulla Terra. Vuol dire anche ridurre lo stile di vita. Bisogna cambiare, ma non per restare dove siamo. Dobbiamo cambiare per mettere al centro, come dire, i veri valori. Il cambiamento culturale è in continua evoluzione, è nell'indole umana il cambiamento culturale, per cui continuerà ad esserci e sempre ci sarà. Cambiare significa ad esempio innovare, quindi fare qualcosa di nuovo, oppure significa anche cambiare direzione, quindi cercare di essere non solo innovativi, ma di proporre delle soluzioni a dei problemi a cui prima non avevamo pensato. Il convegno di oggi ha dimostrato che nell'utenza che era presente c'erano tanti giovani e questo è un buon auspicio per chi sarà in futuro un nuovo tecnico. Cambiamento vuol dire avere anche il coraggio di affrontare la realtà e portare qualcosa di nuovo. Penso anch'io che sia veramente necessario cambiare, mi è piaciuto tantissimo, mi sono piaciuti tutti gli interventi. Dal punto di vista dell'ambiente costruito, il valore è la qualità dell'ambiente finalizzato al comfort degli occupanti. È necessario fare rete a tantissimi livelli, o meglio a più livelli, fare una rete multilivello per poter riuscire a catturare e ad affrontare tematiche che sono inafferrabili dal singolo e quindi permetterci di fare un'equipe e risolvere tutte quelle che sono le sintomatologie e le problematiche legate all'abitare di oggi. Bisogna lavorare insieme alle aziende, insieme alle imprese di costruzioni per portare avanti il concetto della sostenibilità e cercare proprio di dialogare attraverso pubblicazioni, libri, convegni e così via, come quello che state facendo voi con Edil Portale, portando in giro l'efficienza energetica e la sostenibilità. Sbloccare ancora l'edilizia, portare ad interessarsi dell'edilizia, dell'architettura, deve coinvolgere l'intero paese. Forse Edil Portale potrebbe essere una delle tante chiavi di sviluppo di questo paese. Sono state, non so, alcune ore di seguito ascoltate perché le materie erano concrete, interessanti, innovative. Qualcuno era capace anche di far sorridere, per cui l'attenzione era sempre alta. Per cui ringrazio Editur e alla prossima.